Invece con me poteva essere diverso. Un po' perché una catena alimentare ero la rana dei Muppet. Un po' perché Sara mi diceva sempre: a Zè, stai appresso a quel pischello, non lo trattà pure te come se fosse solo uno buono a menà. Sta impicciato, ma perché è più sensibile di come sembra. E quindi lui mi diceva cose tipo: sai che sto a pensare che forse sei un coglione che ho lasciato a scuola? E io comunque cercavo di fargli capire che era tranquilla. Pure la gente di strada può riconoscere il valore dell'istruzione, eh? Ah, cioè, comunque fai sempre in tempo a tornare, eh? Puoi fare i serali, ci stanno un sacco di modi, se ti interessa. E comunque queste cose gliele puoi dire pure all'altri. Guarda che è normale averci questi dubbi, non è che dovremmo essere sempre tutti tutto d'un pezzo. Capito? Con me si sentiva in pace con le sue vulnerabilità. Perché pure se stavamo dentro due involucri decisamente diversi, lui di un carro armato, io di una trota salmonata, dentro c'avevamo le stesse insicurezze. Lui però se le viveva pure peggio di me. Per questo io cercavo di farla aprire col resto del mondo. E le vaglia imposto peso addosso di dovesse per forza solo quello coatto che era forte a menà. Come se potesse interpretare per sempre solo quel ruolo che gli avevano cucito addosso. I robottoni quello devono fare, mica vanno a Montessori.